cui c'è l'azienda madre, committente, che poi dà in appalto i lavori a delle cooperative. E perché diciamo che sono false queste cooperative? Perché le cooperative dovrebbero essere una specie di associazione di lavoratori che si riuniscono per stabilire un po' le loro condizioni, ma questo non avviene, non c'è questa mutualità. In realtà c'è un presidente che spesso è solo una figura messa lì, diciamo, che nasconde dietro degli altri capi, i capi veri delle cooperative che dicono come bisogna comportarsi e che gestiscono tutto il lavoro delle cooperative. E per risparmiare queste cooperative iniziano ad agire sui lavoratori. Vogliamo che in questi casi uno mantenga i suoi diritti, stesse condizioni e stesso lavoro. Non che se cambia la cooperativa non so che fine farò, è che al 31 dicembre non si sa mai quello che succede. Non deve essere una cosa di questo tipo. Questa è un'altra cosa che viene chiesta. Come ci stiamo muovendo in questi giorni? Continueremo a tenere il presidio. L'azienda Castelfrigo è stata la prima a voler farne un caso nazionale. Castelfrigo già dopo qualche ora di sciopero poteva interrompere tutto. Poteva interrompere tutto dopo qualche ora, perché noi gliel'abbiamo anche chiesto, parliamo di queste cose. Invece Castelfrigo dice non ne vogliamo parlare. Il giorno dopo che cosa è successo? Esce un altro dei proprietari di Castelfrigo e insulta i lavoratori addirittura, dando proprio il segno di quello che sono i rapporti umani dentro questa azienda. E questo è sotto gli occhi di tutti. Ma noi siamo comunque disponibili a parlare, perché non è che vogliamo eliminare Castelfrigo, vogliamo che Castelfrigo, attraverso cooperative eccetera, tratti i lavoratori in maniera giusta e dignitosa. Che cosa abbiamo fatto ieri? Ieri abbiamo fatto una raccolta di firme fra tutti i lavoratori per dire basta alle azioni dei capi reparto. Ci sono dei capi reparto che ti urlano nelle orecchie, che ti mandano via, che ti dicono se poi vai troppo in bagno ti lascio a casa. Ci sono queste cose. Bene, le abbiamo elencate queste cose, abbiamo messo le firme dei lavoratori che invieremo anche alla Castelfrigo, perché non ci crede a queste cose la Castelfrigo. Noi invece gliele inviamo e le renderemo anche pubbliche, perché non è giusto che ci siano queste cose. La dignità del lavoro viene prima di molte altre cose. Andiamo alle imprese, noi gli offriamo rapporti sindacali per migliorare le cose dentro le aziende, quindi non vogliamo chiuderle, non vogliamo allontanarle, però esistono posizioni in cui senza spendere dei soldi, perché loro dicono che vogliamo fare spendere dei soldi, senza spendere dei soldi riusciamo a migliorare le condizioni dei lavoratori. Quindi pensate un po', questo è l'argomento centrale di tutte queste richieste. Oggi sono qui presenti tutti i delegati che ovviamente vengono ringraziati. Delegati dell'industria, grazie. Sono presenti anche persone della CGIL provinciale, della CGIL regionale, che vi saranno vicine in questa vertenza, ma anche nei giorni successivi, per cui non è finita, voi